cos'è? Lo sai? Che siamo due dilettanti e due imbecilli. Siete, parla per te. Sì? Va bene, allora io sono una dilettante e un imbecille che ha avuto la sfortuna di incontrare un dilettante e un imbecille come me. Sì, senti, mio bel canarino, è meglio che non ci pensi più al milione di dollari. Quello ormai è perso. Certo, perché mi sono trovato un bel socio. Ah, bravo, sì, sei proprio molto abile. Certo. Ma che cazzo? Mi andasse, guarda che... Oh, proprio si accanisce contro, cioè, perdo sempre. Prima che il milione di dollari che ormai, ma qui neanche un miliardo proprio che... Quale miliardo? Che gratto gratto e qui niente, che il miliardo, no? Tu te lo trovi un jolly, adesso un jolly e vinci un miliardo. Poi io dico, non è che poi mi interesserebbe un miliardo, cioè, beh, però... Anche 100 milioni, 50, ma ti dico 10, no, niente. Ecco, senti, mi dai 10.000 che ne compro degli altri? Non ho capito, adesso perché gratta non vinci, devo grattare i soldi a me. Ah, guarda, qua parlano di te. Operaio 33enne, vince un miliardo al gratta e vinci, e lo dà tutto in beneficenza e si fa suora, come la vedi? Bella furba, guarda, sì. Mi sembra mia sorella, quella se vincesse un miliardo non se lo terrebbe per lei perché... Ma scusa una cosa, ma se noi provassimo a incastrarla con uno di questi? Cioè nel senso che praticamente noi le facciamo avere non uno di questi, no? Uno finto e poi lei... Capisco. Poi cosa? E poi, dopo... Tuo zio Gastone è andato. Il milione di dollari pure. Tua sorella può prendere i voti quando vuole. La nostra società è finita. Dammi bene, Giuditta. No, non ci dobbiamo dare per vinti. Scusa, cosa vorresti dire? È chiusa? Io e te, ormai mi sembra che non ci abbiamo più niente da dirci, no? E poi, tra l'altro, mi hai fatto perdere un sacco di tempo e di denaro. Vuoi dire cosa c'entra? Siamo anche amici, no? Come posso essere amico di uno che mi fa perdere un pozzo di soldi? Scusa. Giuditta, pure te. Ci abbiamo provato, non è andata. Io ti ho fatto perdere... No, scusami, cioè, i baci che ci siamo dati. È vero. Vieni. Comprati il gratta e vinci. Cioè, non... Cioè, non mi lasciare da sola, perché io con chi... E io sono stata veramente una disgraziata e... Non so se tu mi puoi perdonare tutte le porcate che ti ho fatto. E guarda che io ti ho già perdonata, ma figurati, tu non sai come sono felice di che... Lasciami finire, per piacere. Ti sarai chiesta, no, perché te ne ho combinate così tante? Vabbè, Dan. Io non volevo che tu prendessi i voti per... Perché? Lo so, perché volevi che io ti stessi vicino nel mondo, lo so. E quindi... Ma che... Hai presente lo zio Gastone? Eh sì, certo, è il fratello di papà che è andato a vivere in America, ma no. Lo zio Gastone è... Cioè, io non volevo che tu sapessi che... Cioè, ecco, lui non voleva che... Senti, per favore, non ti girare, che guarda, ti giuro, già è difficile che uno così dica, se poi tu mi guardi... No. Allora, lo zio Gastone stava per morire, no? Come stava per morire? Ma scusa, ma... Ti ho detto di non girarti? Ho capito, ma... Allora. Ma perché non mi hai detto niente? Capisco per evitarmi un dolore, però non... No, sei gentile, ma... Senti, per favore, già, guarda,
pentirsi non è facile. Sono qua, sono in ginocchio. Mi manca di mettermi la cenere sulla testa. Allora, mi fai parlare o... Sì. O non mi fai parlare? Sì, ti faccio parlare. Dai, parla, avanti. Allora. Allora. Lo zio Gastone. Ti ricordi che era un mangiapreti incallito? Beh, ecco, lui non ha mai molto amato che tu ti facessi suora. E quindi, morendo, ha... Allora è morto? È morto, sì, facciamo che è morto. Ma... Poi per me, guarda, è proprio morto e sepolto. Non capisco. Il mio ex socio. Cosa? Cosa stai dicendo? No, ma... Cioè, no, non è possibile. Ma questa qua è una notizia? Ma è bellissimo, ma cosa è successo? No. Sì, certo, arrivo subito. È successa una cosa che... Cioè, cosa è successo? È che lo zio Gastone non è più in coma, no? Parla, mangia, dà fastidio a tutti. No, dove vai, scusa? Mi stavi dicendo del... Che io ti spiego, ma cosa ti vuoi che ti spiego? Va, pedala, la corsa, che...